Buongiorno e grazie per l'invito. Io sono di Asia e vi porto l'esperienza ovviamente della nostra organizzazione che da quando è nata, all'epoca negli anni 70, insomma dalla lista di lotta a quello che è diventato poi, ha sempre avuto al centro delle sue battaglie il tema del diritto all'abitare. Oggi, nei tempi un po' più, diciamo, andati, il tema importante è stato su Roma, lo sappiamo benissimo, tutto il tema del bisogno dell'edilizia pubblica, perché insomma qui ci sono tanti professori illustri e non sto a cimentarmi in questa cosa perché ho imparato anche da loro. Oggi la situazione nella città di Roma è cambiata, nel senso che si è passato dal bisogno dell'edilizia pubblica, che ancora oggi esiste ed è ancora più importante visti i dati che ci danno appunto come gli sfratti siano in continuo aumento. Come leggevo i dati della CRIF, a marzo 2019 nel Lazio c'è stato il 7% in più di case all'asta. Nello stesso tempo però abbiamo il tema degli enti previdenziali, dei piani di zona. Soprattutto sugli enti previdenziali sapete che in alcune situazioni per la finita locazione si sta passando da affitti che sono di 700-800 euro, quindi parliamo di un ceto medio che può permettersi un affitto che per la maggior parte di chi vive nelle periferie è improponibile. E però adesso c'è un duro attacco perché si parla di aumenti esponenziali. Quindi significa che se il problema della casa continua appunto ad essere ancora così centrale, significa che evidentemente è uno degli elementi su cui il profitto basa la sua, come dire, sopravvivenza. E in questo noi siamo impegnati in varie vertenze, Nasarco, Empaia, con l'INPS stessa, insomma c'è un tavolo di discussione. Io, diciamo, l'Asia ha tante sedi, è un po' quello che noi diciamo il presidio sociale. Non sono d'accordo con chi dice che noi le periferie non le abbiamo mai abbandonate, perché abbiamo comunque le nostre sedi in quei quartieri come Torbella Monaca, io sono lì, San Basilio, Ponte di Nona, Casal Bruciato, quindi abbiamo assistito negli anni a tutto il continuo arretramento che già in parte c'era. Ma adesso vi assicuro, e lo ha detto bene Giuseppe De Marzo, l'ha detto Anna Maria, oggi noi dobbiamo avere chiaro e dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché io non dimentico che circa 10 anni fa, da una relazione, appunto non ricordo se era la Confcommercio, non ricordo cosa fosse, ma mi è rimasto impresso questo dato, e cioè che il PIL più alto delle attività commerciali era in via Quaglia, in via Ferdinando Quaglia, a Torbella Monaca. E questa cosa chiaramente pone delle domande, delle riflessioni. Ed è vero che in questo momento a Roma chi dà da mangiare alle periferie, ai disoccupati, ai precari, ai disperati, purtroppo è la droga. E come dire, io davanti al mio ufficio ho la mia sede, ho almeno 5 piazze di spaccio, relazioni costanti e continue, polizia che arriva e porta via. E detto in modo molto opportunista, che a volte purtroppo bisogna ragionare così, meno male che ogni tanto se li portano via, perché se viene domani Salvini con la gente così arrabbiata come è, perché guardate, tutte le nostre battaglie, e sono tante ve l'assicuro, c'è la storia di Asia in quelle periferie, tutte le nostre battaglie quando parli di miglioramento delle condizioni di vita, basta che passa un Ferrari su via dell'archeologia e non hanno più valore, perché la gente è arrabbiata. Allora, tanti, e la maggior parte, sa che dal nostro punto di vista abbiamo ragione, però poi manca appunto il soggetto politico che queste ragioni in qualche modo le va a concretizzare. E in questi giorni su Torbella Monaca e nelle altre periferie già è partita questa cosa, perché c'è questa convenzione col gabinetto del sindaco. L'altro giorno anche ho visto un furgone della polizia penitenziaria celere. In effetti i detenuti stanno pulendo benissimo, hanno pulito benissimo Torbella Monaca. Se venite in questo momento dalle nostre parti sembra di stare un po' una volta come era il centro di Roma. In realtà questo è un altro elemento di problemi reali, perché se non si crea lavoro, partendo da quello che abbiamo,
Abbiamo le case popolari che stanno cadendo a pezzi. Proprio l'altro giorno, la settimana scorsa, stiamo facendo un progetto con l'Università di Roma, della Sapienza, sulla memoria storica della nostra periferia. E stavo facendo vedere a un ingegnere i ferri di uno dei palazzi dell'R5 e appunto io li immaginavo, no? Ma perché, e sono circa 40 anni, sono dall'83 che è nata la nostra periferia, ma come ne sono nate, ci sono ancora quelle più vecchie. Allora perché appunto non immaginare di investire su quello che metterebbe insieme e creerebbe coesione sociale? Perché la coesione sociale non si ha ovviamente quando c'è una forte diseguaglianza. I dati ci dicono appunto che abbiamo il secondo municipio di Roma che ha circa 40.000 euro lordi di prodotto interno e il sesto che ha circa 17.000 euro. Allora anche sulla redistribuzione della ricchezza della nostra città dobbiamo interrogarci, e se questi investimenti noi li portiamo in periferia, dove appunto tu hai il bisogno della casa, la casa che ti cade addosso, e hai bisogno del lavoro, e hai bisogno appunto di dare risposte a questi giovani che non ce le hanno da nessuno. Noi abbiamo territori dove c'è l'abbandono totale, abbiamo... Io parlo di Torbella Monaca, ma non è che le altre periferie stiano messe meglio, perché appunto io dico sempre che noi abbiamo un punto di osservazione privilegiato, proprio perché abbiamo le nostre sedi dove ci sono le criticità, per cui anche l'abbandono scolastico dei minori. In alcune periferie, come dire, si deve progettare il futuro, sono dei laboratori. Oggi, questa mattina, da noi c'è Fratelli d'Italia, e lunedì inaugureranno una panchina contro la violenza, una targa contro la violenza sulle donne, dopodiché però sono quelli che ti vengono a sgombrare. In questi giorni passati ormai il Comune di Roma ha deciso di fare un censimento che non è il censimento classico, perché rispetto al censimento classico che oggi chiedono lo SPID, quindi non so quanti di voi hanno avuto problemi, immaginate persone anziane, stanno risolvendo nella maniera anche più semplice, andando la mattina alle 6 a casa delle persone, bussando alla porta e chiedendogli se c'è la bolletta, se sei assegnatario. Ecco, questa è la risposta che si dà alla nostra città rispetto a quelli che sono bisogni fondamentali. E non aggiungo, ovviamente, prima mi sembra Francesca diceva che aveva tanti cappelli, io diciamo c'ho quello dei rifiuti anche, perché Rocca Cenza insomma tra un po' ci sovrasterà tutti, però questo è un altro tema e non, insomma, diciamo, ve lo dico tanto per informarvi. Però ribadisco, il tema della casa continua ad essere l'elemento centrale. Come Asia noi abbiamo chiesto 1 milione di case popolari, abbiamo chiesto investimenti maggiori, ovviamente questo è il compito della regione, del governo, ma è ovvio che le battaglie si fanno là dove poi c'è il bisogno, e quindi insomma mi auguro che in qualche maniera ci possa essere una presa di consapevolezza vera, reale, per quelle che sono le battaglie della Roma del XXI secolo, come appunto Stefano diceva, rispetto a questa rinascita. Chiudo qui e grazie. Grazie Maria Vittoria.